edizione numero 34 del premio al merito scolastico per la banca ormai è una tradizione. Sì, tradizione importante che risponde ai criteri di mutualità e solidarietà che si esprimono anche nel sostegno alle famiglie e ai ragazzi per quanto riguarda il mondo della scuola. Con questo premio noi vogliamo dire bravi ai ragazzi che sono stati promossi alle medie, alle superiori e all'università con il massimo dei voti, ma vogliamo anche puntare sul tema della formazione e vogliamo dire grazie alle famiglie, agli insegnanti che hanno contribuito alla formazione, alla crescita della futura generazione per le comunità locali. Questo è un compito importante di una banca locale, ci teniamo a continuare e a cercare di assolvere nel miglior modo possibile proprio anche questo compito. Quello che c'è da mettere direi in evidenza è che è davvero molto tempo che questo avviene, appunto è la 34esima edizione, non è davvero poco riuscire ad averlo fatto per 34 anni ininterrottamente, e uno dei significati più belli di questa manifestazione, fra l'altro quest'anno è arricchita da una presenza particolare perché ci sarà l'assessore del comune di Cascia, uno dei centri colpiti dagli eventi tragici del terremoto di quest'anno. Dicevo, uno dei significati più belli è quello, è il senso che la banca dà nel stare accanto, a fianco di questi ragazzi, sono distinti per l'impegno, per la determinazione, cercando di anche con questa iniziativa aiutarli a perseverare su questa strada che insieme è un segnale di speranza e di grande fiducia.